Benvenuti in questa nuova puntata del BMJ DM Project. Oggi andremo a montare questi bracci qua regolabili per il camber posteriore. È vero che ci sono i suoi registri originali, però per l'uso che ne vogliamo fare, il camber adesso è troppo negativo. Anche con i registri al massimo la cosa non è sufficiente, quindi risolveremo con questi bracci. Ma soprattutto devo aggiornarvi sull'ultimo lavoro dell'auto, che è il più grosso che abbiamo fatto finora, ma faccio prima a mostrarvelo che non a spiegarvelo. Intanto qua abbiamo rifatto l'adesivo andando a fare una sorta di esperimento con uno spray trasparente sopra, perché l'altro si era opacizzato. Speriamo che con questo spray risolviamo il problema. Ma mentre che dall'altra ho fatto una grafica completamente nuova, ovviamente sullo stile giapponese come andava in quegli anni, negli anni 90, con su scritto non Dragon Ball Kenshiro, ma divertimento, passione toge. Ma per vedere la parte più succulenta di tutta la novità dobbiamo spostarci sulla parte posteriore dell'auto, dove ho fatto che far sostituire tutte le boccole dei bracci, del ponte, del differenziale con delle boccole in poliuretano. Ho fatto che far saldare delle piastre di rinforzo all'aggancio dei bracci longitudinali, all'attacco del ponte, che sono i punti sempre più deboli su quest'auto. Miracolosamente, non so come, ma l'auto non presentava un punto di ruggine da nessuna parte, se non qualche cavolata superficiale sui bracci, ma veramente roba ridicola per l'età dell'auto. Poi abbiamo fatto che fare un lavoro sul differenziale, dove all'interno adesso ci sono delle coppie coniche da 4,27, sempre originali BMW, da riuscire a sfruttare quella poco niente coppia che ha l'auto per riuscire a farla sgommare al meglio. Dopodiché abbiamo ancora sostituito un giunto, che questo qua era praticamente esploso partito, e abbiamo anche fatto che cambiare i dischi posteriori con dei dischi baffati Brembo. E adesso, registrando il freno a mano, le ganasce tirano una cosa mostruosa che probabilmente non ci sarà neanche bisogno di un freno a mano idraulico. Siccome che il lavoro era un qualcosa ben al di sopra della mia portata, ho dovuto portarla questa volta da meccanico e quindi filmati del lavoro non ne ho. Ma siamo pronti adesso per procedere al prossimo tipo di lavoro, dove io mi sono già portato avanti andando a mollare questi bulloni, che sono quelli del braccio, che andremo a sostituire con quello regolabile. Ma c'è un problema: questo bullone qua, per uscire, ha bisogno di spazio, perché è troppo troppo lungo. Per avere bisogno di spazio, ho bisogno di muovere il differenziale. Per muovere il differenziale, ho bisogno di andare a mollare un bullone nella sua parte posteriore che lo tiene, e questi due bulloni qua da davanti. Ma questi due bulloni qua da davanti hanno la barra stabilizzatrice posteriore da davanti. Quindi prima devo andare a sganciare questa, poi devo andare a sganciare questi, e dopodiché dovrei avere sufficiente spazio, aiutandomi con un crick e sollevando il differenziale, per far uscire questo bullone. Quindi, siccome che il lavoro non è per niente facile, e soprattutto non sarà una cosa veloce, cominciamo subito. Adesso vediamo se riusciamo a procedere in questa maniera qua. Io vado a togliere questo, che è il bullone singolo nella parte posteriore del differenziale. Vado a togliere uno solo dei due dei bulloni nella parte anteriore del differenziale, e dovrebbe già questo in teoria permettermi, con il crick, di sollevare il differenziale anche solo da un lato, tanto quanto basta per andare a rimuovere questo bullone, almeno spero. Per riuscire a far uscire questo, mi sono aiutato con il crick dell'auto su in dotazione, da sollevare leggermente, che la ruota non toccasse più terra. A vedere, mi sa che devo togliere la ruota dietro per riuscire a sfilarlo da sotto e poi da sopra. Ok,
finalmente il primo forchettone per l'insalata qua l'abbiamo tolto, adesso non ci rimane che fare la stessa cosa dall'altra parte. Metteremo quello nuovo andando ad accorciarlo leggermente per andare a rendere il camber un filo più positivo sulla parte posteriore. Finalmente qua la pinza vecchia dell'insalata l'abbiamo rimossa. Se la misura tra foro e foro del braccio vecchio era di 56, io adesso ho provato a regolare i bracci nuovi alla stessa misura, cioè a 54 cm. E vediamo quanto porta. Sicuramente poi dovrò portare l'auto a farli fare di nuovo tutte le geometrie, però provvisoriamente, solo per averli già montati, proveremo così, con questa misura. Bene, adesso chiudiamo ancora questi bulloni con i suoi dadi. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte e per oggi direi che ne ho anche abbastanza. E anche questo braccetto qua è stato montato. Adesso siamo al punto che ho montato entrambi i bracci, ma ho dovuto regolare di nuovo la distanza del braccio, perché con la misura da 56 che avevo scelto prima sembrava di avere una campanatura da D1GP. Quindi adesso ho provato a presentarla con 55 cm di lunghezza e sembra portare abbastanza giusto, con una campanatura praticamente neutra. Per regolare la lunghezza, molto semplice, bisogna andare ad allentare questi due dadi e di conseguenza dopo in senso orario antiorario andare a regolare questa barra. Andando a girare in questo senso antiorario si va ad allungare, al contrario invece si va ad accorciare. Ho finito di reinstallare i bracci regolabili posteriori del camber. Alla fine, dopo un paio di tentativi, la misura che mi ha soddisfatto di più è quella punto punto, cioè centro foro del braccio regolabile, di 55 cm. Ovvero, se andiamo ad appoggiare una bolla sul cerchio in questa maniera qua, noteremo che la bolla non è proprio in centro, ma è leggermente spostata sulla sinistra. Se noi vogliamo andare a ricorreggere la bolla, dovremo andare a spostare in fuori la parte bassa della bolla. Cosa vuol dire? Che con la bolla centrata noi avremo un camber che è esattamente zero. Noi invece nel nostro caso, siccome che della parte bassa del cerchio rientra leggermente rispetto alla parte superiore, vuol dire che la nostra campanatura sarà leggermente positiva. Quindi adesso la proveremo così e vedremo come va. Ma volevo anche farvi vedere quale sarà il prossimo lavoro della prossima puntata, ovvero il kit del radiatore dell'olio, comprensivo di tappo del filtro dell'olio con le due uscite per i tubi flessibili e con le due porte sopra da metterci dei sensori temperatura e pressione dell'olio, questi ci serviranno. Logicamente il radiatore dell'olio a 19 file, i due tubi flessibili da 140 cm e abbiamo anche preso un sensore temperatura dell'olio. Così riusciremo costantemente a monitorare su che temperatura gireremo. Alcuni mi hanno detto che su questi modelli, esattamente con questo motore, le temperature dell'olio su piazza lato e circuiti molto lenti a fare le sgommate arriva senza problemi a 140 gradi, quindi direi che questo sarà fondamentale se non vogliamo rischiare di fonderla. Ma voi non perdetevi la prossima puntata, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo. Ciao! Thoughts, feeling hard, digging from the graveyard. Fatal thoughts, feeling hard, digging from the graveyard.